È stato un Ferragosto vissuto nella più genuina tradizione toscana, quello di Bibbiano, piccolo borgo del comune di Capolona nell'Aretino. Tavole imbandite di piatti della storia di questi luoghi e dell'Italia intera hanno fatto da richiamo per centinaia di commensali. Una serata eccezionale, Presidente. Non ci aspettavamo mai tanta gente. No, non ce l'aspettavamo, ringraziamo tutti e chiediamo scusa a tutti coloro che gli abbiamo dovuto dire di no, perché purtroppo ce ne sono stati parecchi che hanno aspettato l'ultimo momento, però non c'era posto per tutti. Passando per i tavoli la gente è contentissima, gli è piaciuto tanto il sugo e poi hanno riscoperto il sapore della minestra di pane. C'è stato gente passando per i tavoli che ha detto: erano anni che non risentivo la minestra di pane. I vecchi sapori, magari persone di una certa età, i vecchi sapori tralasciati li ho ritrovati qui a Bibbiano. Tutto è stato accompagnato dalla buona musica del trio Beppe, Marco e Roby, in un'atmosfera d'altri tempi che restituisce calore e allegria, una fotografia autentica del piacere di stare insieme. Per quest'anno ci aspettiamo qualcos'altro, da Bibbiano ancora no. Allora, siamo incerti in quanto noi facciamo parecchio le manifestazioni o in base alla luna o in base alla battitura vecchie revocazioni, ci voleva il grano e volevamo fare la festa della vendemmia, però dobbiamo aspettare quello che ci dà il tempo, perché non possiamo né decidere la data, perché l'uva la decide da sé. E quello che ci lascia i cinghiali. A parte quello, ma anche quello che ci lascia la malattia, perché c'è stato l'anno scorso che non l'abbiamo potuta fare perché è passata malattia e l'uva non era idonea da presentare. Perciò noi facciamo queste revocazioni, ma siamo in base anche alla stagione, al tempo, perché se noi vogliamo andare dietro alla natura non possiamo capovolgere le situazioni. E diciamo un saluto a tutti da Bibbiano. Ciao! Per un mondo di me, libertà e compagnia, nessuno.